Buongiorno a tutti, benvenuti, sono Luca Biondelli di ASUS Italia, sono responsabile per la parte tablet con sistema operativo Android. Abbiamo due prodotti esposti che sono due tablet con 8 pollici, ambedue connessi, uno 3G e uno LTE. Il tablet 3G è un tablet il cui marketing name è PhonePad, PhonePad 8, che dunque traduce e riassume sia le caratteristiche di un tablet, per cui va a consentire all'utente finale lo scambio dati, ma anche funge fondamentalmente da telefono, per cui permette in un solo prodotto di avere due funzioni, quella voce e quella dati. È un prodotto con un processore Intel, con lo schermo HD, processore Intel di nuova generazione, che dunque vanno a esaltare le performance abbinate ad un consumo della batteria ottimale. È un prodotto che ha lo schermo HD, i nuovi sistemi operativi Android nella versione 4.4, aggiornabili sempre gratuitamente alla nuova versione Lollipop. Inoltre abbiamo l'ME 581CL, che è l'altro prodotto, un 8 pollici super sottile con processore quad core, con la connettività LTE e anche in questo caso sistema operativo nella sua ultima versione 4.4, aggiornabile a Lollipop. Sono prodotti ambedue molto, come sempre nel DNA di ASUS, prodotti molto particolari, sia per quanto riguarda il design e dunque le performance e dunque la duttilità del prodotto, che permette non solo chiaramente una navigazione consumer, ma Android rappresenta un sistema operativo molto aperto, per cui è un prodotto sul quale è possibile anche avere un'utenza non solo consumer ma anche business, attraverso l'ideazione e l'installazione di applicazioni che possono andare ad essere utilizzate sia in ambito commercial, ma anche in ambito appunto consumer. Fanno parte di una lineup più ampia da parte di ASUS, composta da un 7 pollici 3G e Wi-Fi e dei 10 pollici Wi-Fi, 3G e 4G. Questo a confermare ancora di più quella che è il focus di ASUS per quanto riguarda la parte tablet e confermare il fatto che su questa categoria ASUS è in grado di offrire agli utenti finali una gamma completa dalle prestazioni sempre eccellenti, partendo dai prodotti più entry fino ad arrivare ai prodotti top della gamma. I prezzi dei prodotti esposti, quindi del PhonePad 8, è di 169 euro al pubblico, mentre il MemoPad 8 Full HD è un prezzo di 219 euro al pubblico. Mi chiamo Marco Astori di ASUS e sono responsabile della divisione Consumer Electronics e oggi vi parlo del lancio del Vivo Watch, che è un nostro dispositivo che appartiene alla categoria degli activity tracker, gli orologi caratteristica principale è che di questo orologio è che ha un sensore che misura il battito cardiaco 24 ore su 24. Quindi, a differenza della concorrenza, possiamo vantare una qualità del battito cardiaco e soprattutto il fatto che possa essere misurata questo valore continuamente, non solo quindi quando sto facendo una determinata attività fisica. Questo permette poi al nostro software o ad altri software con cui si può interfacciare il dispositivo di elaborare un indice di salute, proprio perché prende in considerazione il battito cardiaco durante tutta la giornata. È un dispositivo che ha uno schermo da un pollice a LED, ha dei sensori UV che misurano appunto l'intensità della luce solare e ovviamente è dotato anche di un dispositivo che calcola i passi, i contapassi, oltre al il monitoraggio del sonno e al contacalorie. Quindi è un dispositivo molto interessante, si posiziona a 149 euro al pubblico e interessante proprio perché ha una durata della batteria di 10 ore, quindi si avvicina molto a quello che è l'utilizzo di un comune orologio, con in più le funzionalità che stanno andando molto di moda in questo momento
volte a conoscere il proprio stato di salute durante appunto tutte le attività quotidiane. Si basa su software proprietari, quindi non è basato su Android o su software, diciamo, dei comuni smartphone. E questo ne permette di, appunto, da un lato di poter sviluppare in maniera indipendente le funzionalità. Stiamo di fatti sviluppando altre caratteristiche che presto lanceremo sul mercato. E dall'altro la possibilità di esportare i dati anche su applicazioni di terzi basate anche su, appunto, sulle piattaforme mobili più comuni. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Bergamaschi, responsabile di prodotto per Asus per gli smartphone. Sono qui alla Milan Design Week nello stand Asus a presentarvi la nuova gamma di Zenfone. Zenfone è una linea di prodotti di smartphone e in questo caso lanciamo lo Zenfone 2, quindi la nuova versione degli Zenfone marchiati Asus, che dal 13 di aprile, quindi da oggi, saranno disponibili sul mercato italiano. Sono prodotti, secondo noi, molto interessanti, soprattutto nel design. Non a caso, appunto, qui la Milan Design Week vogliamo far vedere cosa è capace di fare Asus nella telefonia. In mano ho la versione 5 pollici e mezzo Full HD 4 GB di memoria, quindi primo smartphone al mondo con 4 GB di memoria. Il nome del modello è ZE 551 ml, lo presentiamo a un prezzo suggerito al pubblico di 349 €. Secondo me è un prodotto che vale la pena comunque testare, perché al di là del design vediamo 3,9 mm di spessore sul bordo, arrotondato per essere tenuto in maniera molto comoda in mano. Tastini posteriori per il volume, quindi il bilanciere del volume è posto dietro, dove è comodo ad esempio poter fare i selfie piuttosto che controllare direttamente il volume. Fotocamera da 13 megapixel f2.0, cosa vuol dire? Che ho un'apertura della fotocamera, una capacità di raccogliere luce e quindi di fare foto veramente belle, con un'ottica veramente interessante a 10 elementi, quindi questo mi consente di fare foto utilizzando anche la nostra tecnologia Pixel Master in ambienti scuri, dove è possibile comunque ricevere una quantità di luce senza avere troppo rumore, che vuol dire senza avere troppo, diciamo, l'immagine sgranellata. Quindi questo secondo me è una cosa anche interessante da vedere. Schermo Full HD con alcune funzionalità. In pratica, a telefono spento, con il doppio tocco vado ad accendere il telefono. E sempre a schermo spento posso, con le nostre Zen Motion, che sono delle gesture, dei simboli che vado a disegnare sullo schermo spento, ad esempio vado a fare la C. Disegnando la C faccio partire la fotocamera, quindi in questo caso posso andare a scattare direttamente delle foto. La cosa bella di questo prodotto è che monta Lollipop, il nuovo sistema operativo Android 5.0, quindi sistema operativo di Google, però ha su l'interfaccia grafica costruita da Asus, che si chiama Zen UI. È la nostra interfaccia grafica che consente all'utente finale una serie di interazioni con il dispositivo, quindi con le principali applicazioni, nonché anche la possibilità di essere personalizzata, quindi l'utente finale può personalizzare completamente il suo prodotto e non avere un'interfaccia statica, diciamo, usuale, uguale per tutti i telefoni che si vedono in giro. Questa è un po' la differenza, se vogliamo, rispetto al mondo Apple, dove io trovo un ambiente chiuso. Qui con Google ho la possibilità di avere varie applicazioni e in più ho anche la possibilità di personalizzare completamente il telefono, quindi non solo io ho, come dire, lo sfondo che posso comunque modificare su tutti gli smartphone, ma posso cambiare le icone, il font, il colore, quindi cambiare completamente diciamo l'oggetto. Posso personalizzare le cover, quindi in questo caso una cover rossa, posso mettere una cover di un altro colore o addirittura una flip cover, che è una cover con lo sportello anteriore, un oblò davanti, e questo oblò mi dà la possibilità di andare a leggere le principali informazioni. Anche questo secondo me è un vantaggio rispetto al mondo Apple, dove spesso gli accessori sono limitati alla pura protezione del dispositivo. Invece qui, oltre a proteggere il dispositivo, si cerca di dare un valore aggiunto, quindi l'interazione con il dispositivo e con l'accessorio stesso. Altra cosa interessante, al di là del prezzo, questo prodotto monta una batteria, in questo caso la versione di punta, una batteria da 3000 mAh. Questa batteria mi consente di fare oltre 24-26 ore di chiamata. Considerate che questo è anche un telefono LTE, quindi di nuova generazione, super veloce, riesco a fare 150 megabit in download. La batteria può essere ricaricata con un apposito alimentatore fornito di serie con questo modello, il 551. In soli, diciamo, 39 minuti riesco a fare oltre il 60% di carica della batteria. Quindi, se durante la giornata mi accorgo che non riesco ad arrivare a fine giornata con il telefono, scusate la ripetizione, lo posso mettere a caricare
ricaricare velocemente, riesco ad ottenere una quantità di batteria sufficiente per poter continuare la giornata, per fare altre operazioni in più, per giocare, per diciamo, interagire ancora di più con il telefono. Per gli appassionati di fotografia, molto spesso gli smartphone limitano l'ambiente d'uso, cioè mi danno una serie di applicazioni o di scenari da utilizzare. Qui abbiamo messo in questo caso una fotocamera, come dicevo prima, professionale, e c'è anche la funzione manuale, che è quella che molti che utilizzano le reflex preferiscono, dove posso andare a controllare gli ISO, i tempi di apertura, l'esposizione, quindi posso andare veramente a gestire il telefono come se fosse la mia camera professionale, e questo secondo me anche è un valore aggiunto per chi del telefono ne fa anche uno strumento fotografico, quindi da utilizzare proprio per scattare delle foto. Che altro dire sul prodotto? Dietro vi faccio vedere il LED dual tone. Cosa vuol dire? Ho due LED che mi fungono da flash, però non mi sparano la luce bianca classica, che è quella che si vede spesso quando si fanno le foto, quando ci si fa dei selfie, ma è una luce più morbida, più naturale, più simile al colore della pelle. Quindi il flash non va a rendere la foto bianca, ma rende la pelle, diciamo, morbida, quindi cioè il colore della pelle morbido, e quindi più veritiero, una foto molto più realistica rispetto a quelle che si fanno con i flash standard della maggior parte, diciamo, dei prodotti smartphone in giro sul mercato.